Viviamo il paradosso della crisi senza sfiducia. Gli stranieri non capiscono e forse nemmeno noi. Draghi non è stato sfiduciato, diciamo che è lui che non ha più fiducia in alcune parti della sua maggioranza. Non sono i 5 Stelle che rischiano, da qui a mercoledì, quando ci sarà la verifica in Parlamento, di dividersi ancora. Salvini e Berlusconi non vogliono più stare al governo con loro. Letta e il PD sanno che senza un'alleanza con i 5 Stelle le prossime elezioni si perderanno, ma il costo di inseguirli è diventato troppo alto, insopportabile. Conte è rimasto isolato. Nel tentativo di inseguire l'ala più estremista sembra trasformato, recita una parte che forse non convince nemmeno lui. Da qui a mercoledì, grazie anche alla saggezza di Mattarella, la speranza è che l'istinto suicida dei 5 Stelle non contagi il governo e Draghi possa proseguire. Il destino di un movimento non può prendere in ostaggio un intero paese nel mezzo di una guerra, con una campagna vaccinale da rilanciare e tante famiglie che hanno bisogno di aiuti concreti e immediati.